Buonasera. Allora, ieri nella 10ª Commissione Industria abbiamo audito, si dice così, abbiamo invitato e quindi ascoltato una decina di associazioni di categoria che hanno voluto esprimere la loro posizione sulla conversione in legge del famoso decreto 63, quello di cui si parla nei giornali in questi giorni sulla efficienza energetica e quindi in buona sostanza la detraibilità fiscale al 65% per una serie di investimenti atti a riqualificare energeticamente la casa. Allora, tra le varie associazioni di categoria è intervenuta anche l'ANCE, che è una delle principali, una di quelle che ha maggiore che è maggiormente coinvolta in questo settore, naturalmente essendo l'Associazione Nazionale Costruttori Edili. Visto che si parla di riqualificazione degli edifici, naturalmente loro sono estremamente interessati, ci hanno portato il loro documento inerente appunto a questa manovra, a questo decreto del governo. In buona sostanza sono assolutamente d'accordo nella nostra proposta del Movimento 5 Stelle di prorogare questo strumento, di renderlo duraturo non fino a fine di quest'anno, non fino al 31 dicembre di quest'anno, ma noi proponiamo di portarlo sino al 2020 con un décalage, quindi un paio d'anni al 65%, un paio d'anni al 55%, un paio d'anni al 45%, in maniera che aziende e privati possano fare dei programmi a medio e lungo termine e quindi far ripartire un grosso ciclo, un grosso volano economico, perché una premessa da fare è che questo tipo di strumento, che è stato efficace negli anni scorsi, ha prodotto notevoli risultati in termini economici. Ecco, l'altra cosa in cui sono in convergenza con la nostra posizione è di estendere questo tipo di agevolazione anche agli interventi di consolidamento antisismico. Sappiamo che purtroppo l'Italia è un paese a elevato rischio sismico. Sappiamo che abbiamo un enorme patrimonio sia artistico sia civile normale da tutelare e quindi pensiamo sarebbe giusto incentivare anche questo tipo di interventi che sono assolutamente necessari. Ecco, ieri l'ANCE è venuta in commissione, oggi sono venuti proprio qui da noi Movimento 5 Stelle e ci hanno ribadito la loro posizione, ci hanno portato anche il loro bel studio generale sulla situazione edile italiana, che naturalmente sappiamo essere estremamente grave in questo momento, quindi a maggior ragione degli incentivi stabili, quindi ripetiamo per alcuni anni, nel settore delle ristrutturazioni edili sarebbero assolutamente auspicabili e noi del Movimento abbiamo presentato gli emendamenti in questo senso. Vi terremo informati. Grazie.